Bentornati ragazzi. Purtroppo è andata male questa prima volta e quindi ci dobbiamo riprovare. Se ci avete capito una sega di sta roba qui, legit, legit, non legit, però ecco, dategli una svista, una bella svista. Costa 3 energia e tu non hai questo qua. Sto fa male. Ma fa più male il mio. Spang. Direi che l'abbiamo sfasciato male, male, male. Chissà in quanti rimarrete a vedere questa serie? Secondo me in 4. Ho ripreso i soldoni. E andiamo qui. Adesso abbiamo capito come effettivamente farlo. Pescare le carte. Ok. Ok, già abbiamo caricato abbastanza. No, cazzarola. Oh, 3, 4, 5. Ok, fatto. Sei un'eroina, ti ho fatto abbastanza complimenti. Ok, di qua ci siamo andati. Oh, una viaggiatrice. Non se ne vedono molte da queste parti. Vorresti oltrepassare quelle lame? D'accordo. Ah, così proprio. The bot. Ora facciamo lo scambio. Quando muoiono, i contatori di genere si trovano sul tavolino dalla parte del proprietario. Esplodono. Le creature che hanno di fronte le creature alleate adiacenti subiscono danni. Adesso soltanto una certa carta che possiede questo sigillo conferisce una gemma a ragione al suo proprietario. Ora dammi qualcosa. In questa fase conviene, mi tolgo questo.
Balzo potente. Questo c'è l'attacco almeno. Vabbè, abbastanza easy dovrebbe essere. Non voglio tirarmi i piedi, ma. Azzarola. Era sbagliata sta cosa però. Ok. Allora, questo. No, fa per forza così. Volevo aspettare in realtà perché volevo farmi fottere l'ubot. Tutti gli oggetti sono di nuovo online, generatori bot offline. E questo? Vuoi vedere il supplente del suo posto? Aveva un piano per ogni situazione possibile. Certo, tranne per la grande trascendenza. No, andiamo qui. 6 robomonete, 25 robomonete. Posso fare entrambe le cose. Non sapevo avrebbe fatto così, ma... 4. Niente rimborsi. Ok, gli mettiamo una cacca. Così quando ci sta qualcuno davanti, lui... 6 robomonete. Dammene 4. Per iniziare da zero. Vediamo un attimino. Probabilmente già l'ho fatto. Qua ce n'ha uno. Thank you.
Adesso tutti a manetta. Fatto un macello. Cazzarola. Mitragliere doppio. Ok. Quelle basse devo trasformare per prima cosa. Questi sono molto utili. Scusate se non parlo tanto, ma sto cercando di essere veloce per finirlo il gioco. Panzer invece no. Ciao, ne proprio. Fatto subito. Oh, giusto, questo è Uberbot, beh, bla bla bla. Battiamo un altro bot. Non c'è nessun bot in questo livello. Quello è il compito tuo. Dai, dipingimi un volto. È carino così.
Sembra riuscire a respirare di nuovo. C'è altro, servirà un potere speciale. Una regola di gioco tutta mia. Mi ha dipinto un volto così bello, perciò ti prego. Ogni volta che giochi una carta casuale. Ogni volta che giochi una carta casuale subisce 5 di danno. Ogni volta che una carta muore, una carta casuale. Ogni volta che inizia il turno, gioco un robot saltellante. Una delle mie carte ottiene una nana armatura. Tutte le carte subiscono un danno. Viene giocata una carta casuale. Perdi una vita. Una carta casuale subisce 5 di danno. Ogni volta che giochi una carta. Che figata sta. Dai, una volta che è. Bene, adesso potrebbe andare. Fighissima sta roba. La miseria, però se le giochi tutte tu le carte casuali, Madonna, che bordello faccio. Sì, non ci sto capendo un cacchio. No, vabbè. Allora. Che cazzo di bordello! Un casino così. Che bordello, madonna che casino. Basta così. Ah, l'ha tolta perché stamattina eravamo andati in stallo, quindi se n'è accorta. Lo sviluppo del gioco è un processo iterativo. Non sono sicura che l'ultima raga funzionasse davvero. Magari potremmo provare qualcos'altro. Dai, ogni volta che giochi una carta, mi hai giocato una carta casuale.
Cazzo di bordello. No, muove, sega. Beh, non rivedere mai più. No, cazzo, ho perso una carta fondamentale. Ho battuto, ho scelto una meccanica davvero forte per la fase. Penso che dovremmo sviluppare quel processo di progettazione. Tutte le carte subiscono un danno. Ma sì, dai. Tanto ormai. Ah, però. Boss assente, crea regola, rompe il gioco. Se ne creassimo solo un'altra, vediamo come va a finire. Bordello qua. Ogni volta che viene giocata una carta, una delle carte ottiene un'arma. Basta così. No! No, ma mi ha segato. Una cosa di diverso stavolta. Ogni volta che giochi una carta. Porca puttana però. Oh, ogni volta che muore una carta.
Ok. Ok. Buono così. Dai, ogni volta che una carta d'amore ottiene un nano robot. Ma perché? Ogni volta che giochi una carta. Tutte le carte subiscono. No, viene giocata una carta casuale. Sai così, no? Per forza così devo ripagare un attimino la. Mi impazzisce, impazzisce. Basta così. Ok. Addio, ma sei cato. Porca troia. Però non vale così, eh. Ogni volta che giochi una carta, vai, una subisce 5 di danno casuale. Ah, a posto. Guarda. No, guarda Cristina Vena. È un fastidio questi qua, eh. Vabbè. Non si può giocare così, eh. Ste cazzo di regole casuali. È la prima volta che mi viene così difficile giocare.
La Madonna. Vabbè, faccio così, no? No, vabbè. No, quello dei 5 danni non si può fa, non si può proprio fa. Sì. Buono. Una carta muore, perdi una di vita. Sì, vabbè, ma così. Ahia. Ok, fanculo. Vabbè. Beh, ragazzi, abbiamo battuto questo, è stato complicatissimo. Vediamo che cosa ci dà. Che poi non funziona così, però. Ci metterei questa. Tanta roba così. Bene, e noi ci andiamo da qui, ma ci vediamo alla prossima.